La nuova formula dei play-off di Serie C non ha avuto grandi riscontri in chiave abruzzese. Fino allo scorso anno una sola squadra, il Teramo, ha avuto la possibilità di accedervi da quando è stata varata, cioè dalla stagione 2016-2017, e due volte il Teramo l'ha disputata, ma senza mai passare un primo turno, nel quale i biancorossi hanno sempre giocato in trasferta, da ottavi in classifica, e senza riuscire a vincere 0-0 a Catanzaro nella stagione 19-20 e sconfitta 2-0 a Palermo un anno fa. Al Pescara di Luciano Zauri il compito di sfatare questo tabù in un playoff che sulla carta è molto lungo, ma che impone a chi è in corsa di non poter guardare oltre il singolo match che si disputa, poiché, specie nei primi due turni, la qualificazione si gioca in soli 90 minuti e dal terzo turno in poi in 180. Così il primo ostacolo del Delfino sarà la Carrarese. Ieri definito anche l'orario, si gioca domenica alle ore 16. Luciano Zauri dovrà sfruttare appieno questa settimana per preparare a dovere la squadra, poiché una volta iniziata la competizione e finché il Pescara ci sarà dentro, si giocherà ogni 3-4 giorni e possibilità di allenare in pieno la squadra non ci sarà più, visto che si sarà alle prese con sedute defatiganti e rifiniture a getto continuo. Nel primo e nell'eventuale secondo turno il Delfino giocherà in casa e avrà a disposizione 2 risultati su 3. Col pareggio passa la migliore classificata. Di certo un grande vantaggio, ma che può ribaltarsi anche in un condizionamento se si interpreta il match con eccessiva prudenza. Lo scorso anno al primo turno ci furono 4 vittorie esterne su 9 partite. Nella stagione 19-20 nessuna, ma reduci dal Covid, 4 gare non si disputarono per rinuncia ai play-off di alcuni club. E nelle 5 disputate vi furono 1 vittoria interna e 4 0-0. Nelle precedenti 3 stagioni, su 30 partite di primo turno, si sono registrate 8 vittorie esterne. Sempre restando ai numeri, Pescara Carrarese sembra avere una storia già delineata. Tra campionato e coppa, in 21 partite all'Adriatico, il Pescara ha perso solo 2 volte. La Carrarese è la squadra che in campionato ha vinto di meno in trasferta, una sola volta, a Imola lo scorso 10 ottobre. Eppure, le 2 gare di campionato sono state combattute e all'Adriatico, pur pareggiando 1-1, la squadra di Totò Di Natale disputò una delle migliori gare lontano dallo Stadio dei Marmi. Tanto basta al Pescara per non prendere sotto gamba una squadra che peraltro ha chiuso male il campionato, perdendo le ultime 2 partite nelle quali ha incassato ben 9 reti. Anche perché il Delfino, visto l'Adriatico nella gestione Zauri con Grosseto e Imolese, ha lasciato molto a desiderare a dispetto dei 4 punti conquistati, e per fare strada serviranno ben altre prove, ben altra personalità, ben altro atteggiamento.